Ma è oro! Oro davvero! È una danzatrice di fuoco, caro nipote. Si dice che in alcuni di questi luoghi ci sia un segnale per riconoscere l'oro. Questo segnale è una bambina che balla. Qui intorno c'è tanta gente che cerca l'oro. Qualche volta purtroppo si battono e succedono cose terribili. Per loro la gente dimentica se stessa e si dice che alla bambina questo non piaccia. E allora lei che cosa fa, nonno? Si copre gli occhi. O forse cerca qualcuno. Nonno, guarda! E questo cos'è? È bellissimo. Ma che fa? Che cosa vuole? Un momento. Fermati, aspetta. Mi ha detto di non guardarti. E allora non farlo. Lo sai che balli benissimo. Non hai altre cose da fare invece di continuare a darmi fastidio. Tu le fai? Ma certo. Vai a fare il tuo lavoro. Non ti tratterrò. Addio. È tanto bella, nonno. E poi balla così bene. Peccato sia andata via. Nipote, nipote caro, vieni, dobbiamo raccogliere le patate. Mestoli, i migliori che ci siano. Comprate, sono buoni e costano poco. Gente, nuovi mestoli per le patate, comprate!
c'è chi si vede. Che cosa sei venuto a fare? Voglio imparare una cosa da te. Voglio vedere come nascondi i tuoi tesori. Ma io non nascondo nulla. Guarda. Ophelia, dove sei? Caro nipote, dove sei? Ophelia! Ophelia! Ma perché non aiuti gli altri, tu che sei giovane e bella? Questo non lo capisco. Perché la gente è gretta e meschina. Ma non tutti. Io e mio nonno non lo siamo. Ecco perché siete poveri. Noi non abbiamo bisogno di niente. Beh, forse di una cosa sì. Hai le patate? Cosa? Patate! Te le pagheremo. Prendila. E per farne cosa? Ti servirà per le patate. Non perderla. Ti aiuterà. Buona fortuna, Fidia. Finalmente ti ho trovato. Brutta strega! Nonno, ti sbagli. Lei è molto buona. Fidia, guarda. Ma questo è oro. È oro! L'oro permise a Fidia e al nonno di superare bene l'inverno. Fidia tornò più e più volte a cercare la danzatrice. Voleva vederla ancora, ma lei non venne più. Nei posti dove la danzatrice era solita ballare, la gente trovò l'oro. E dove fece cadere la pala, fu scoperta una miniera d'oro che venne chiamata la danzatrice. Finalmente una bella immagine. Dove credi di andare? Rimetti a posto quello che hai preso. Per quale motivo dovrei farlo? È il mio ritratto, il mio bel ritratto di profilo. Aspetta, aspetta un po'. Lasciami vedere, Anatrocolo. Certo, quello è il mio orecchio. Oh, il mio orecchio. No, io non vedo proprio niente oltre il mio ritratto. Giusto lì, non vedi? Non so di chi sia quell'orecchio, ma di certo il profilo è mio. Vuoi metterlo in dubbio? Io so che l'orecchio è mio. Ma insomma, che vuoi? Tu sei proprio testardo. Guarda, è così evidente. Lì c'è un altro cubo, vattelo a prendere. Fermo,
Fermo! Portalo subito! Questi sono miei! Non è giusto! Tu ne hai due e io nemmeno uno. E allora sono miei perché li ho trovati prima di te e adesso smetti gli altri, metti! Evidente, sì, sono proprio io. Eh no, non c'è alcun dubbio. Questa è la mia coda. Va bene, discutiamo con calma. Oh, cerca di ragionare, Toby. A che cosa ti potrebbe mai servire la tua coda? Io invece non potrei certo vivere senza baffi. Sono praticamente le mie antenne. Vabbè, carissimo, la mia coda fa capire agli altri di quale umore sono. D'accordo, in questo caso vado a mostrarti una cosa molto interessante. Guarda, e sta attento. Ehi, anatraccolo, qui ci sono le tue zampette rosse. Fantastiche, proprio fantastiche, si fa per dire. Dai, muoviti, vieni qui con il tuo cubo. Sull'altro lato vedi anche le mie orecchie e la mia zampa. Come vedete, nessuno può comporre la sua immagine completa senza sottrarre una parte che appartiene anche ad un altro di noi. Sventi, portate tutti i vostri cubi e io metterò a disposizione anche il mio. Non sono mica avido. Ehi, ma qui c'è il mio zoccolo che gioca con l'acqua, non posso dartelo. Mia dolce capretta, che ci fai con lo zoccolo se ti manca la testa? Beh, intanto ho trovato lo zoccolo. Non ti servirà a niente. Il mio non posso dartelo, e c'è la mia testa. Se posso esprimere il mio parere, ti dico che tu non hai affatto bisogno della testa. Le zampe sono più importanti. Ah, infatti ti chiamano addirittura zampe rosse, posso essere contraddetto, caro? Comunque, fate pure quello che più vi piace. Ma questi sono miei. Ehi, no, aspetta. Tu adesso da solo hai ben tre cubi e noi ne abbiamo uno in tre, non è giusto? Non hai fatto bene i conti. Voi siete in tre. Avete un cubo, perciò sommando tre più uno da quattro. Io invece sono uno solo più tre cubi da sempre quattro. Chiaro? Chiaro? Aspetta un po', io non ho capito bene. Ripeti, su. È semplicissimo. Un cubo per te, uno per me, un cubo per lui e uno per me, un cubo per lei e uno per me, così ognuno di noi ha un cubo. Cosa c'è che non va? Oh, che possiamo fare adesso? Ho una grande idea. Possiamo tagliarlo. Ah, sì, sì, d'accordo. Tagliamo il cubo, tagliamo il cubo. No, questo non può andare. Taglieremo anche le nostre immagini. Certo, ha ragione il piccolo anatroccolo. Non sarete matti al punto di tagliarlo, vero? Quel cubo deve essere di uno solo. E di chi dovrebbe essere? Il tuo, per caso? Fermi, che cosa volete da me? Tornate indietro, non vi avvicinate, fermatevi, manteniamo la calma, questi cubi sono miei. Non è giusto, i cubi non ti appartengono, sono di tutti. Certo, sono d'accordo. In questo modo possiamo giocarci assieme. Va bene, vuol dire che dovremo essere molto onesti, il più onesti possibile. La soluzione è molto semplice, basta metterli tutti assieme. E ricostruire finalmente le nostre immagini. C'è qualcosa che non va. Adesso mi diverto davvero. Lo sapevo che così non avrebbe mai funzionato. Se lo mettessimo in questo modo. Quello sono io. Oh, guardate, da questo lato invece ci sono io. È vero, questa sei proprio tu. Non avevo mai visto la mia immagine completa. Ma io dove sono? Beh, proviamo da questa parte. Proviamo. Ah, e se girassimo anche l'ultimo cubo?
che bello, sono il migliore di tutti. Vi mostro un trucco, amici. Uno, due, tre. Gna! E allora chi è il più affascinante? Sono bene a me due. Mi viene un dubbio, forse non è possibile separare i cubi. Insomma, se le cose stanno così, lasciamoli assieme, no? Dai, proviamo a ricomporre le immagini. E va bene. D'accordo, amici. Siamo tanti e giganti, ma che fa? Quel gatto non somiglia certo a me. Il gatto con i baffi e io due corna in testa. Ma il pelo e queste orecchie solo io le ho. La capra ha le corna, due corna sulla testa. E l'ana tra le ali. E allora? Lo stesso siamo amici e cantiamo. Assieme per giocare e per ballare. È bello stare assieme, giocare e poi ballare. Giocare da buoni amici, proprio così. Giocare da buoni amici, proprio così. La capra ha le corna, due corna sulla testa. E l'ana tra le ali. E allora? Lo stesso siamo amici e cantiamo. Assieme per giocare e per ballare. È bello stare assieme, giocare e poi ballare. Giocare da buoni amici, proprio così. Giocare da buoni amici, proprio così.